Gesù sulla terra, quando i discepoli lo vedono, magari lui se ne va da parte, magari dopo una giornata di grandi predicazioni e di tanti miracoli, e va a pregare. Quando prega, lui chiama Dio Abba. E l'Apostolo dice, ma come Abba? Abba è la parola che i nostri bambini dicono di noi, papà, significa in italiano papà, papino, papà mio, babbo. E lui usa la parola Abba nei confronti di Dio. Per loro sembrava una cosa stranissima, quasi una zappa, come si permetteva di osare una tale intimità nei confronti di Dio, chiamare Dio suo padre e in modo così intimo fino ad essere vezzeggiativo. E quindi questa cosa di Gesù Cristo, che magari ecco una grande giornata con migliaia e migliaia di persone che accorrevano ad ascoltare la sua parola, che volevano farlo diventare re di Israele al posto del re Erode, che accorrevano per miracoli, grazie, esorcismi. Gesù non teneva in conto della massa, delle folle, del volere del popolo, ma rendeva conto, andando a pregare dopo, solo al Padre. Pensate un po' se un politico oggi poteste scavalcare il popolo, un attore, un'attrice, il volere popolare comanda su tutto, perché se una ditta non è ben apprezzata, la gente non compra, la ditta fallisce. Se una ditta è ben apprezzata dalla gente, tutti comprano e la ditta fa soldi. Se un politico è ben apprezzato dal popolo, tutti lo votano e viene eletto. Se non è ben apprezzato dal popolo, non lo vota nessuno e va in malora. E così via. Tutti tengono in considerazione, in grande considerazione, il giudizio della gente. Tutti quanti noi teniamo in grande considerazione, cioè abbiamo un terrore di essere mal giudicati dalla gente, che di noi si sparga una cattiva idea nel popolo. A Gesù non importa totalmente nulla, lui vive in riferimento del Padre suo. Del suo agire non rende conto a nessun potente di questa terra, neanche religioso. Lui rende conto solo al Padre del cielo. Il Padre per lui è tutto, tiene conto soltanto del Padre. Allora Dio Padre è una cosa che comincia a scavare nel modo di pensare che gli ebrei, che i discepoli avevano di Dio. Dio Padre. Tant'è vero che quando qualcuno chiede di pregare a Gesù Cristo, Gesù insegna come prima cosa a chiamare Dio Padre nostro che sei nei cieli, eccetera, eccetera. Non insegna un'altra cosa. Prima cosa, Dio è Padre. Sapete cosa significa questo rispetto a noi? Guardate, io e ciascuno di noi qui ha avuto o c'è ancora sulla terra il padre e la madre. Se mio padre fosse stato Gianni Agnelli o Silvio Berlusconi, alla morte di questi papà così ricchi, il figlio diventava miliardario, i suoi confini si allargavano di tanto, il suo tenore di vita si innalzava, sarebbe innalzato, perché il figlio eredita tutto, se è figlio unico, tutto quello che il padre possiede. Ma anche se il padre vivente non è morto, essendo figlio di quella persona,
il figlio, già prima che il padre muore, anche se non è tutto suo, può usufruire di quello che possiede il padre liberamente. Quindi la vita del figlio si ingrandisce, cresce in misura del padre, perché il padre è più grande del figlio e gli insegna, gli trasmette le cose che gli appartengono e lo fa crescere come persona, come possedimenti, come tutto. Allora Gesù, da uomo, guarda sempre al Padre del Cielo come a qualcuno più grande di lui. Il Padre mio è più grande di me, dice Gesù nel Vangelo. Se voi mi voleste bene, sareste contenti che vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Vado a stare meglio. All'ultima cena con i suoi discepoli. Noi, mio padre e mia madre terreni, potevano fare per me, mettiamo 100. Mio padre del cielo, per me che cosa può fare? Infinito. Io, te, con i genitori di questo mondo, possiamo raggiungere quella posizione. Col Padre del Cielo, quale posizione possiamo raggiungere? Cos'è che ci spetta? Quale eredità riceveremo avendo Dio come Padre nostro? Che cosa ha dato Dio Padre a Gesù? Finché è stato sulla terra, prima la vita attraverso di Maria, il lavoro, bottega di Nazareth, eccetera, eccetera, poi lo Spirito Santo e i suoi carismi per poter evangelizzare, poi Gesù ha patito, amato, soffrendo, fino a dare la vita per amore per tutti, amando e perdonando anche i suoi assassini, e Dio Padre gli ha dato la resurrezione dei morti. Tant'è vero che nelle lettere di San Paolo chiama Gesù figlio di Dio non tanto per la persona che Gesù è, figlio di Dio fatto uomo, ma nella resurrezione dei morti, perché non solo la persona Gesù di Nazareth, ma anche il corpo di Gesù di Nazareth ha acquisito dimensioni divine proprio attraverso la resurrezione dei morti. Il nostro futuro è che quando Gesù Cristo ci risusciterà, noi prenderemo col nostro corpo dimensioni divine. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, diceva Gesù dopo la sua resurrezione dei morti. Noi riceveremo dal Padre un corpo e una vita di dimensioni divine, perché il nostro Padre è un Padre divino, è Dio. Può dare a noi quello che i padri della terra e le madri della terra non possono dare. Questo ci darà quello che ha dato Gesù Cristo, una vita di dimensioni divine. E già adesso, dal giorno della nostra conversione e dell'incontro con Cristo, questa dimensione di vita è cominciata. Padre, allora, se è tanto importante il Padre del Cielo, ma Padre significa che dall'altra parte c'è un figlio. Padre, figlio. E essere figli
È una cosa scontata e facile o una cosa da scoprire, imparare e vivere ogni giorno? Quando nasce un bambino in una famiglia, quel bambino deve essere educato, non soltanto ricevere da mangiare, bere e vestire, ma deve essere anche tirato su, educato. Gli si deve insegnare tante cose buone, non dare esempi cattivi, dare esempi buoni, tirare su il meglio possibile da lui. E quel bambino deve imparare a stare in una famiglia essendo figlio di tizio, di cose, i genitori hanno il diritto di dargli degli ordini, di comandarlo, fai questo, questo non lo fare, perché lo devono educare, lo devono amare. Loro sono al servizio della vita del bambino, ma il bambino ha da dare una risposta ai genitori nella loro educazione per tirarlo su come un uomo, come persona adulta. Se questo vale per i figli della terra, cosa significa con Dio come padre? Autore della lettera agli ebrei, Gesù Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì, dalla sua storia. Imparò l'obbedienza, che cosa significa? Imparò ad essere figlio di Dio. E il Padre, durante le tante tappe della vita terrena di Gesù Cristo, per esempio nel battesimo al Giordano, quando smise di fare il falegname e cominciò la sua vita pubblica di predicatore, che cosa disse quando lo Spirito Santo scese su Gesù? Ecco, tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto. Cioè, tutto quello che lui come padre stava facendo nei confronti di Gesù, suo figlio, stava andando bene, stava dando frutto. Che cos'è il compiacimento di un figlio? Quando è che un genitore si compiace del figlio? Per esempio, quando il figlio, dopo tanti anni, finalmente si laurea, c'è la festa di laurea, il figlio viene proclamato dal rettore dell'università come dottore in eccetera eccetera, 110 e lode, l'alloro sulla testa, e il papà e la mamma, oh, nostro figlio, laureato, 110 e lode, il massimo, che bravo ragazzo, tutto quello che abbiamo fatto noi per lui da tanti anni, i sacrifici, le rinunce per potergli pagare gli studi, l'affitto, i libri, il mangiare, eccetera, 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 è stato ripagato dalla laurea conseguita da lui. Ah, che gioia! Noi ci compiacciamo di avere un figlio così bravo. Il Padre del Cielo si è compiaciuto di avere un figlio, non che sia laureato, bravo negli studi, ma che nell'amore è stato bravo, nell'amore ha saputo dare risposta al Padre del Cielo, nell'amore non ha lasciato cadere a terra nessuna delle parole del Padre del Cielo, e quello che lui sperava come padre nei confronti del figlio e quel progetto che lui gli ha affidato in mano da realizzare, Gesù l'ha fatto pienamente, passo per passo, in tutte le sue dimensioni di vita terrene. Mi sono compiaciuto. E qual è stato il gesto conseguente al compiacimento del padre verso il figlio più grande che il padre abbia compiuto nei confronti del figlio suo, Gesù Cristo? Quando, vedendo che Gesù per amore ha dato la vita sulla croce e l'ha dato anche per i suoi assassini, allora
pieno di gioia, ecco, questo figlio mio sì che merita un premio, lo risuscito e lo faccio diventare re e signore dell'universo. Il compiacimento più grande del padre nei confronti del suo figlio Gesù. E riportiamo questa cosa a noi. Dio non solo padre di Gesù, ma nostro padre, e di conseguenza noi siamo chiamati a diventare e a saper diventare ed essere figli di Dio. Ma un conto è essere figlio di Tiziano e Fernanda, non so che cosa, in questo mondo. E un conto è essere figli di Dio. Quante cose implica l'essere figlio di Dio in questo mondo? Quante cose bisogna che impariamo a vivere, a fare? Quante correzioni dobbiamo fare del nostro io, del nostro orgoglio, per cominciare ad essere veramente figli di Dio? Arriverà il giorno in cui Dio potrà dire: ecco, Marco, Don Marco, in te mi sono compiaciuto. Tremo al pensiero che Dio non possa dire questo di me. Potrà dire questo Dio di ciascuno di noi? Sapremo essere figli di Dio? Sapremo ricambiare al Padre tutto l'amore che Lui esercita nei nostri confronti? Sapremo essere quello specchio che riflette lo stesso raggio di luce a chi gliel'ha mandato? Figli di Dio. Nel credo c'è la proclamazione della Trinità. Quando si fa la professione di fede nello Spirito Santo, cosa dice il nostro credo? Ditelo voi. Credo lo Spirito Santo che è Signore e procede dal Padre e dal Figlio. Basta così. Cosa significa che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio? Procedere, la processione da Benedidea, che significa che si parte dalla Chiesa, si cammina e si arriva a un certo punto. Che fa lo Spirito Santo? Procede dal Padre. Allora, mettiamo questa pianta, il Padre, lì c'è l'ambone, che fa lo Spirito Santo? Procede dal Padre, cammina, e dove arriva? Al Figlio. Ma non solo, procede dal Padre e dal Figlio. Quindi procede anche dal Figlio, parte, cammina e arriva dove? Al Padre. Allora lo Spirito Santo fa questi due movimenti: procede dal Padre e cammina verso il Figlio, arriva fino a Lui, e procede dal Figlio camminando verso il Padre e arrivando fino a Lui. Non c'è una parte sola, cioè che lo Spirito Santo parte dal Padre, arriva al Figlio e basta. Lo Spirito Santo fa contemporaneamente questi due movimenti, dal Padre verso il Figlio, dal Figlio verso il Padre. Tutti e due li fa contemporaneamente. Ma com'è possibile questo? Lo Spirito Santo, per far capire bene, uso l'esempio di due giovani innamorati. L'amore che lega due ragazzi, un maschio e una femmina, che sono innamorati, parte dal maschio verso la femmina e dalla femmina verso il maschio,
contemporaneamente, ma è lo stesso amore che li lega e li fa diventare una cosa sola. Lo Spirito Santo nella Trinità parte dal Padre verso il Figlio, ma anche dal Figlio verso il Padre, li stringe, li lega, li fa essere una cosa sola. Amore. Il Padre ama il Figlio, gli dà tutto, il Figlio riama il Padre, gli dà tutto. Questo amore che dal Padre va al Figlio e dal Figlio torna e arriva al Padre è lo Spirito Santo, che per il fatto di legare le persone attraverso l'amore viene chiamato lo Spirito di comunione, comune unione. Lo sentiremo nella seconda lettura del Messa di oggi. San Paolo spesso salutava i credenti ai quali scriveva le sue lettere con questa espressione: l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lo Spirito Santo è colui che crea la comunione. Lo Spirito Santo è colui che fa diventare in cielo Padre e Figlio una cosa sola. Lo Spirito Santo è quello che sulla terra fa diventare i credenti in Dio una cosa sola. In cielo Padre e Figlio con lo Spirito Santo uniti si chiamano Trinità. Sulla terra i cristiani uniti come si chiamano? Come si chiamano? La Chiesa, il popolo di Dio, la Chiesa. E per far capire che razza di unione crea lo Spirito Santo tra i credenti, sapete cosa bisogna fare riferimento? All'esempio che dice San Francesco nel suo testamento spirituale, e dice che a livello di natura, cioè senza lo Spirito Santo, l'amore naturale ha la sua vetta, la sua punta più alta nell'amore che una madre ha verso il proprio figlio. E se ci fosse situazione estrema nella quale, per vari problemi fisici, al momento del parto il dottore dice: qui c'è da scegliere, o nasce il bambino ma muore la mamma, oppure muore il bambino e salviamo la mamma. Oggi i dottori, quando c'è questa scelta, scelgono la morte del bambino, perché i bambini non è che contano tanto, ma la mamma ne può fare altri, la mamma può avere altri figli, allora salvano sempre la mamma. La mamma invece che dice: io posso morire, ma mio figlio deve vivere. E si sacrifica lei purché il suo figlio viva. E questo, dal punto di vista della natura, dell'amore naturale, è il punto massimo. Questa mamma che sacrificherebbe la sua vita per il suo figlio, lo farebbe per il figlio della vicina, che non è il suo sangue? Quando mi occupavo di tossicodipendenti, uno dei casi che c'è avuto è stato quello di una donna, faceva la bidella, aveva due figli gemelli, tutti e due tossicodipendenti. Però uno di questi era più sveglio di testa e più capace di quell'altro, sapeva gestirsi bene le sue storiacce, si comprava la droga dallo spacciatore, dal pusher, la tagliava aggiungendoci zucchero o cose del genere e la rivendeva. Quindi magari prendeva 50 euro
oppure 200 euro per comprarsi un grammo di rovina, ne faceva due o tre tagliandola, rivendeva questo e poi con i soldi che guadagnava ci aveva pronte le prossime dose da farsi, quindi non doveva andare a rubare niente a nessuno, si gestiva da solo in questo modo. Quell'altro figlio, che non era gemello, che non era capace come questo, invece per avere i soldi che gli mancavano sempre, che faceva? Andava a chiedere alla madre, che era vedova: mamma, dammi i soldi, sto male, ho bisogno di 50 euro. No, figlia mia, no, voglio i soldi, ma io non ce l'ho più, sono una bidella, se ti do i soldi poi che mangiamo? Dammi i soldi, se no ti spacco la faccia. E quando magari la mamma aveva veramente finito i soldi, macelli, rompeva, avete mai visto uno fuori di testa per l'astinenza? Beh, meglio che non lo vedete. Un giorno, che la mamma veramente non aveva questi soldi, il figlio la piglia a botte, gli dà tante di quelle botte che la mamma fu portata al pronto soccorso, addirittura gli misero dei punti interni alla bocca, non so che cavolo ha combinato sto figlio. E gli hanno chiesto: ma scusa, chi è che ti ha ridotto così? Qui scatta subito una denuncia penale. La madre, per salvare il suo figlio dal carcere, la denuncia penale, mi sono cascato dalle scale, ha detto lei. Ma signora, ci dice sto per scacci, ti dica che cosa è successo? Questi non sono danni da cadere dalle scale? No, ho sbattuto male, mi sa. Insomma, pur di salvare il figlio che l'ha picchiata così dal carcere, dal processo penale, ha detto questa bugia. Così a scuola, quando è tornata, ha coperto il figlio per non farlo andare in carcere. Ma se l'avesse massacrata di botte il figlio tossico della vicina e non suo figlio, avrebbe coperto tutto pur di non farlo andare in carcere? Quel delinquente mi ha rubato i soldi, mi ha massacrato di botte, in carcere, voglio giustizia, come si dice oggi. Non avrebbe fatto. Quindi l'amore di natura ha questo limite, che le cose si fanno, i sacrifici si fanno per il proprio sangue, non per quello degli altri. In campo cristiano l'amore è per tutti, anche per i propri assassini. Tra i membri della Chiesa, allora, quale livello di comunione siamo chiamati a vivere e a raggiungere? Sì, che il legame tra me, Giancarlo, Mario, Giovanna, eccetera, eccetera, tutti quanti noi qui presenti, deve essere mille volte più forte del legame che c'è in qualsiasi famiglia. Se basta. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, dice Gesù. Ma Gesù come ci ha amato? Fino alla croce. Allora io, Marco Farina, devo amare Giancarlo, Antonina, eccetera, eccetera, fino alla croce. E voi, me, fino alla croce, e gli uni con gli altri, fino alla croce. Se ci amiamo così, siamo perfettamente uniti. Siamo uniti come nel cielo sono uniti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E Gesù dice che questo livello di unione, quello che nella carne e nel sangue non si può ottenere, sarà nel mondo una delle cose fondamentali che attirerà l'umanità a Dio. Padre, ti prego che siano una cosa sola come tu e io siamo una cosa sola, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Preghiera Giovanni 17, la preghiera di Gesù,
dell'ultima cena. L'unità dei credenti a questo livello, segno, calamita, attrazione per i lontani, per scoprire chi è Gesù Cristo, chi è Dio. Padre, Figlio, Spirito Santo. Fatemi vedere un attimo. Due esempi. Per spiegare qualcosa di com'è la Trinità, prendiamo l'esempio della parola. Io sto parlando adesso, quindi l'esempio è proprio calzante. Quello che dico, la parola, ha tre componenti. Parte tutto dal cervello, decido di parlare, decido quando comincio, quando finisco, decido cosa dire. È il cervello, il grande capo, che dà origine alla parola. Seconda componente, diciamo la bocca, la lingua, le corde vocali, tutto quell'apparato che è usato per la parola. Per dire parole devo muovere la bocca, le guance, la lingua. Fin da piccolo mi sono esercitato per emettere i suoni, per fare le vocali, le consonanti, A, E, O, I, U, eccetera, eccetera. Un allenamento così tanto che poi ha formulato un linguaggio preciso, una lingua italiana, e voi questa lingua la comprendete, quindi parlo e voi mi capite. Quindi cervello che pensa, progetta le parole, la voce che esegue i comandi del cervello formulando le parole. La terza cosa, il fiato. Perché se io non tiro fuori il fiato, il cervello pensa, la bocca si muove, ma non esce neanche un suono dalla mia bocca e voi non capite nulla. E la parola ancora non esiste. Quindi col fiato le parole cominciano ad esistere. Ma vedete, perché la parola esista ci vuole il cervello che la pensa. Senza cervello che pensa la parola non esiste parola pronunciata. Ci vuole una bocca che faccia il lavoro di pronunciarla. Senza bocca che fa il lavoro di pronunciarla, nessuna parola esiste. Ci vuole il fiato che esca, che senza fiato che muove le corde vocali, nessuna parola esiste. Quindi tutte e tre queste componenti sono totalmente diverse l'una dalle altre, ma totalmente fondamentali perché esista la parola. Quindi la parola è il frutto dell'agire concomitante di cervello, voce e fiato. L'esempio che sto dicendo calza con la Trinità? Che dice Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1? In principio era il verbo, 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 in latino significa la parola. Dio nel Vangelo di Giovanni è presentato come la parola, che è pronunciata perché un cervello, il Padre, la pensa, una struttura la esegue, il Figlio, e dall'interno un fiato le dà la voce, lo Spirito Santo. In principio era la parola e la parola era Dio. Altro esempio, mi serve Silva, scusa. Ti metti qui seduta, qui sono scarino. Ecco, allora io passo, c'è Silva. Come reagisco? Posso dire, mannaggia, oggi mi ha rovinato la giornata,
che disgrazia, sta cretina, non la volevo vedere, tutto poteva, ma proprio questa mi è capitata. Se tu senti queste parole, dammi che cosa dicevi, qualche cosa di positivo o di negativo. Beh, se invece, quando Silva, oh ciao Silva, buongiorno, tu sei contenta o no di questa cosa? Perché questo è sempre attenzione. Se io ho l'amore vivo nel cuore, vedo una persona, posso fare qualche cosa di buono per lei? Ti auguro di cuore, non per abitudine e nemmeno per semplice educazione, buona giornata, possa tu avere un giorno buono. Quando io ti dico di cuore per amore questa parola, che cosa succede in te? Mi sento bene. Ti sente bene? Ha ricevuto da questo mio atto d'amore vita. L'amore dà vita. Il non amore dà morte. Putin ama gli ucraini, li uccide. Zelensky ama i russi, li uccide. Allora Putin e Zelensky sono uguali. Due persone che non amano. Non è che porre l'una la vittima e quella... Due che uccidono. Questa è la cosa. Mentre se si amassero, l'amore dà vita. Perché questo è importante? È un saluto, una cosa banale che nell'arco della giornata può cambiare centinaia di volte e in pochi secondi si realizza. E invece dico è importantissimo, perché se io dico a Silva buongiorno e di cuore lo dico e trasmetto a lei vita, questo mio atto di amore, anche se non mi rendo conto e non me ne accorgo, è trinitario. Sto mettendo in pratica la Trinità. Perché? Se amo e ti trasmetto vita, nel momento in cui ti do la vita, ti sono padre. Capito? Sto dando la vita, sto trasmettendo la vita, padre. E te che ricevi questo buon augurio, ma Don Marco, un prete, ma che cacchio sono contato oggi, questo porta sfiga, non da... Se tu reagissi così nei miei confronti, saresti una che sa accogliere il saluto d'amore, saresti una buona figlia mettendo a frutto l'amore ricevuto? No. Se invece mi guardi e una volta ricevuto buongiorno mi ridici buongiorno, grazie, io padre che ho salutato e dato amore a lei e l'ho fatta contenta, ricevendo a mia volta buongiorno e vedendo quella sua gioia, ricevo a mia volta gioia, amore, vita, ho realizzato il ciclo della Trinità. Ho dato vita e vita ricevuto, ho trasmesso Spirito Santo e Spirito Santo ricevuto, ho generato il figlio e il figlio mi ha ricambiato col suo amore di padre. State capendo quanto è importante questo discorso? In ogni atto d'amore, anche nel più piccolo, passa la Trinità. Passa Dio. Per questo Gesù disse, in verità vi dico,
Se voi darete anche un semplice bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi miei piccoli, in verità vi dico, non perderete la vostra ricompensa nei cieli. Perché in ogni atto di amore, bicchiere d'acqua fresca, augurio, buongiorno, buonasera, qualsiasi cosa, anche un semplice pensiero fatto per amore, passa la Trinità, passa Dio. Allora vedete come è importante la nostra esistenza anche in quelle piccole cose. Noi non è che dobbiamo diventare martiri sbranati dalle belve al Colosseo o uccisi da un musulmano che si fa esplodere con la bomba per andare in cielo. San Giuseppe, padre affettivo di Gesù Cristo, ha vissuto la sua santità facendo il papà, il falegname, il marito di Maria, il cittadino di Nazareth. Basta, ha maneggiato i soldi, eppure patrono universale della Chiesa, perché è stato padre affettivo di Gesù, capo di tutta la Chiesa. Capite quindi l'importanza che ogni cosa della nostra vita, anche il più piccolo gesto, diventi un grande atto d'amore. Grazie Silvia, puoi tornare a posto. Hai fatto proprio la cosa giusta, brava. Questa è la cosa, quindi la nostra santificazione, il lavoro che sta facendo Dio in noi è che ogni nostro gesto, ogni nostra parola, ogni nostro pensiero sia generato e diventi un atto d'amore.